So fare gli auguri, perché il signor Belcastro, dopo tanto penare, è diventato sottosegretario. Come ha festeggiato, signor Belcastro? Non ho festeggiato affatto, ho ricevuto solo tanti auguri da mezzo mondo e... Vabbè, un festeggiamento con sua moglie festeggerà. E con mia moglie ci siamo dati un bacino quando sono tornato da Roma, ma molto Oh, altro, che bello, è una scena meravigliosa. Sono arrivato a casa e per arrivare a casa ci ho messo circa 2 ore perché sì? Dovevo fermarmi per le centinaia di telefonate che ho ricevuto. Certo. Di felicitazioni dai miei amici meridionali, sì, principalmente, ma non solo. E poi sono arrivato a casa e ho continuato a ricevere telefonate fino all'1:30 di notte. Una cosa pazzesca. Le posso dire una cosa? Io lo considero questo incarico come uno strumento per tentare di dare qualche risposta in più alla mia gente. Questo tutti. Però, signor Belcastro, quello che mi riguarda non era l'aspirazione massima della mia vita. Io facevo altro nella vita. Ma perché dicono tutti così, però? Poi una volta che c'erano. Non lo so se lo dicono tutti. Ma lo dicono tutti, quello, non volevo farlo. Me l'hanno chiesto. Guarda, le assicuro che è così, ma chi mi conosce lo sa. Io vorrei che lei facesse un sondaggio in Calabria. Io ero uno che stava molto bene, stava pure, conducevo una vita molto tranquilla. Senza fare politica. Proprio così, aiutando qualche persona, qualche amico che. La politica è un disastro, gli hanno imposta, l'hanno costretto a fare politica. Devo dire che ho sentito forte il senso di responsabilità e ho voluto cercare di dare un contributo. Non a caso responsabilità. E lei è passato a un certo punto improvvisamente dagli interni all'ambiente, cioè doveva diventare sottosegretario agli interni. Prego, non ho sentito che arrivano i messaggini qua rumorosi a me. Che messaggini arrivano per caso? No, sono le telefonate in entrata che non entrano, per cui mi arriva la segnalazione. Arriva ancora gli auguri, ancora siamo nella fase della luna di miele. Credo proprio di sì, ahimè. Bello, però un governo che non dura, lei diventa sottosegretario. Ma che ne sai che non dura? Potrebbe durare anche. Non faccia il menagramo, questo governo durerà e come se durerà. Naturalmente non verrà a governare sicuramente Bersani al posto di Berlusconi. Vabbè, quello che ne sa. Questo glielo dico con certezza. Ma qui ci sono le elezioni, magari gli italiani scelgono di votare il centro-sinistra. Se dovessimo votare, sì, e gli italiani scegliessero di votare chi finanzia il proprio partito prendendo le mancette, sì, insomma. Non ho capito, che c'entrano adesso? Adesso sta parlando della questione morale del Partito Democratico. Mi pare che all'ordine del giorno. Ho capito, è all'ordine del giorno, però adesso stiamo parlando di altro. Non le piace parlare della questione morale? Ma no, ma si figuri, guardi, non ho problemi da questo punto di vista. Non le piace. Lei però è strano, perché all'inizio di giugno, cioè un mese e mezzo fa, diceva... Ci trattano da servi, adesso basta. Soldi per il Sud oppure me ne vado con De Magistris? Me ne vado con De Magistris, se l'ha detto il giornalista. Comunque lei non l'ha detto, però ha detto soldi per il Sud, ci trattano da servi, siamo stufi. Ma è vero, c'è bisogno. E che è successo da qui? Scusi, poi alla fine è diventato sottosegretario del governo? No, c'è una. Ma che c'è? Che novità c'è? Allora, che questo governo sia eccessivamente sbilanciato verso il nord, ma mica lo neghiamo. Scusi, ma lei adesso è diventato sottosegretario, fino a un mese e mezzo fa diceva soldi per il sud. Sono diventato sottosegretario di un governo che ho sostenuto e che intendevo comunque sostenere, perché il grande senso di responsabilità mi imponeva anche all'epoca, quando abbiamo subito delle scelte anche di natura economica che non privilegiavano i nostri territori, sì. Perché... Bisogna pensare che l'Italia è una. No, però Belcastro, adesso scusi, io le ho chiesto un'altra cosa, non ci deve rifare adesso la pippardella del sud, del nord. In un momento come questo significa giocare al suicidio, rompere il grande. Ho capito, d'accordo, io però un'altra cosa voglio sapere. Responsabili, caro amico mio. Io lo so che lei è responsabile. Non era la mia massima aspirazione. Benissimo. Però capisco che è uno strumento importante perché io possa dare un contributo concreto all'ambiente, sottosegretario all'ambiente. All'ambiente e in Calabria è un settore che merita grandissima attenzione. Assolutamente, per carità. Scusi, però lei fino a un mese e mezzo fa diceva che ci trattano da servi, adesso è cambiato qualcosa? Penso. E che è cambiato? È cambiato che c'è più colloquio, c'è discorsi, c'è discorsi, prima di entrare in aula e di portare all'ordine del giorno dei lavori dell'aula, siamo coinvolti, mentre prima sarà che eravamo piccoli.
piccoli e questo è cambiato. Questo non avveniva. Vabbè. Senta, allora ho capito. Non è mai troppo tardi. Non è cambiato nulla, per caso, questa è la realtà. Comunque va bene lo stesso. Questo lo ritiene lei, ma io invece sono convinto non solo che è cambiato, ma che è cambiato molto negli ultimi mesi. Allora, qui c'è il sottosegretario. Certo, e questo è cambiato, certo. Amico mio. Se lei è diventato sottosegretario all'ambiente, giusto? Dica, sì. Giusto. Lei sa che cos'è il protocollo di Kyoto? Il protocollo di Kyoto io lo so che cos'è, però non consento a lei, io ho tre lauree, no, per cui... No, cos'è il protocollo di Kyoto? Cos'è il protocollo di Kyoto? A fare gli esamini, capito? Lei forse non lo so che è laureato. Scusi, io le ho fatto, lasci perdere se io sono laureato o no, lo sa che cos'è il protocollo di Kyoto o no? Ma certo che lo so, ma non lo voglio dire a lei, lei deve... Non me lo vuole dire. Lo dica agli ascoltatori, non a me, ma lo dica agli ascoltatori. Se mai mi metto io a fare gli esami a lei e lei vedrà... Ma che c'entra? Ma è lei che fa il ministro, mica io, è lei che fa il sottosegretario. E allora lei è abilitato a fare gli esami a me? Ma no, ma è un gioco, è un gioco. Allora io con lei non ci gioco. Vabbè, non vuole giocare, che cosa vuol dire PM10? Insiste. Allora Beccasto, scusi, ma lei deve abbia pazienza, ma non è che io faccio il sottosegretario all'ambiente. Lei che competenze ha per fare il sottosegretario all'ambiente? Con estrema serenità, allora lei no. Pensa, come tanti altri, no, che il Parlamento italiano è fatto da gente ignorante, gente che spesso è il fianco. Allora, nel Parlamento italiano c'è tanta gente che rappresenta il popolo italiano davvero, e io rappresento una parte di popolo che ha molta più dignità di tanti altri. Mi dica almeno cos'è il CICRI. Che ha la cultura nel D'accordo. Mondo, noi veniamo dalla Magna Grecia. Noi siamo a Roma in... Ma che vuol dire la Magna Grecia? Ma qui lei è sottosegretario all'ambiente, non è che è a tutti i livelli. Se i calabresi si ritirassero a casa un giorno, che è il mio sogno, le assicuro che la calabresi rimarrebbe priva di molta, molta cultura, a cominciare da tutti i primari medici che abbiamo in giro. Ma che c'entra? A cominciare dai nostri maestri al nord. Ma che vuol dire, Beccastro? Le dico che lei non è autorizzato né abilitato, dico, vorrei vedere il suo curriculum. Ma cosa c'entro io? Ma è lei che fa il sottosegretario all'ambiente, mica io. La ringrazio, la saluto e... No, lei non sa rispondere. Giro. Scusi un attimo. No, faccio un'altra domanda. Ma che italiani? Quali italiani? Beccastro, pronto? Signor Beccastro, mi sente? Se n'è andato. Oh. Una domanda politica per Beccastro. Ma se n'è andato. Che vuole... Cosa hanno intenzione di fare sul SISTRI, se sa che cos'è? Il pubblicità.